Amico mio, prima di iniziare il video, una cosa velocissima. Domani, cioè sabato, alle ore 14, sul mio canale Twitch, si terrà la mega card review dell'espansione Ashes of Outland. Qualora vogliate venire a vederla, si terrà sul mio canale Twitch che trovate qua sotto in descrizione e sarà una review che durerà circa, dalle 7 alle 10 ore. Se volete venire ad assistere con tanto di voti che ovviamente potrete dare tranquillamente voi dalla chat, vi aspetto domani insieme a Meliodor, Viking, Gera e il Duca per recensire tutta l'espansione. See you tomorrow! Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Amici miei, siamo tornati con la nostra carissima Tess. Allora ragazzi, una cosa importante. Polierino, Skipperino, cortesemente non fare l'assalto dell'intro che questa volta è importante. Allora, a parte la card review di domani, ragazzi, che ci tengo particolarmente che veniate, e ovviamente un like, visto che video come questi sarò obbligato a non poterne fare più, visto che Tess ruoterà. Signori, veramente, io vi chiedo il massimo supporto. Arriverà forse un altro video su Tess prima che ruoti il 7 aprile. Signori, Tess ci ha accompagnato per veramente tantissimo tempo, quasi due anni. Io l'ho scoperta solo a un anno e sei mesi, cioè durante Boomsday. Signore, veramente uno spam di like, uno spam di commenti per la nostra carissima Tess, che giocherò ancora in stream nei prossimi giorni, ma che ovviamente, ragazzi, il 7 aprile se ci abbandonerà. Io, ragazzi, con questa carta ho avuto un rapporto spettacolare, bellissimo, mi sono divertito un sacco, mi ha fatto creare una quantità di contenuti incredibili, anche se di per sé è una carta che tuttora continua a regalare soddisfazioni. Oggi state per vedere un game con questa fantastica carta, un game con una carta che abbiamo amato tutti quanti, o almeno perlomeno io, quindi vi invito veramente a vederlo fino alla fine perché nuovamente come sempre regala delle soddisfazioni incredibili. Io ragazzi non posso rinnovare l'invito a venire domani con Paolo e gli altri streamer in live su Twitch. Paolo, cosa ne pensi della card review di domani? È giusto che vengano? Sì, dovete venire! Ecco, lo dice anche lui. Quindi, quando vogliate, ragazzi, domani ore 14, card review. Prima di iniziare, vi ricordo anche, ragazzi, gli Amazon Coins, ovvero ci sono i link per acquistare l'espansione scountata del 10, 15, 20%. Qualora vogliate rispondere, fate come Paolo, che non se ne sbatte un cazzo. Link in descrizione, Amazon Coins, comprate il pre-order risparmiando tanti bei soldini, che di questi tempi è molto importante. Spammate i like come lo schifo, ragazzi miei, perché forse questo è il penultimo video sulla nostra amica Tess Mantogrigio. Buona visione. Andiamo! Contro Priest, il che è un bene. Benissimo. Comunque, nel mentre, ragazzi, mentre inizia la partita, io vi ricordo sempre che qualora vogliate, l'espansione che sta per arrivare, ovvero Ashes of Outland. Però io devo trovare tantissimo coso. Aspetta un attimo, prima di fare il sellout delle Amazon Coins. Sarebbe bellissimo Galakrond, ma anche spionaggio. Facciamo così, dai. Vi ricordo, ragazzi, che il pre-order dell'espansione, che bella mano, è acquistabile tramite gli Amazon Coins. Se volete risparmiare soldi, fate come Berga, che usa gli Amazon Coins ogni volta, o almeno spero. Ragazzi, punto esclamativo coins, ci sono i link per risparmiare 8 euro sul pre-order piccolo e 11 euro sul pre-order grande. Se li comprate entrambi, risparmiate quasi 20 euro. Quindi vi ricordo, ragazzi, usate gli Amazon Coins, che vi fa risparmiare zordi. Per l'amor di Dio, va bene? Raga, punto esclamativo coins per chi vuole acquistare l'espansione a macca, risparmiando sordi, va bene? Dai. Spella 2. Lui peraltro è questo, bello il clandestino. Che schifo di minion. Scusa, rinviene una copia del servitore del mazzo dell'avversario. Ok. Che schifo di carte. Che schifo di carte. Coin e lui, turno dopo, corruption e furfante. Anzi no, la che è quello che fa due danni. Quando andava bene quello che spawna il pezzo mi dà quello che fa due danni. E viceversa. O qualsiasi altro la che, vabbè. Lo accettiamo, lo accettiamo. Lui non giocherà un cazzo. Ah, Tolvir. Bene allora, quella che è lì, fantastico. Aspetta un attimo, ma... Madonna, ma quanti invoke c'ho? La che ne fa due? Cazzo, non posso ucciderlo però. Non potrei ucciderlo. A parte che cosa mi preoccupo io. In realtà quasi mi fa comodo non ucciderlo. Mi va meglio a me. Se no fa Psycho Pomp. Però. Se no fa Psycho Pomp va benissimo. Quando siamo a un invoke, lo invochiamo a 4 molto easy. Perché abbiamo un altro e un altro. E verranno fatti entro due turni. Pescassimo un Price Galakrond, sarebbe top, ragazzi. Top del top. Viennetta.
Viennetta. Allora, questo non lo possiamo fare se non in faccia. E quello infatti è il problema. Faida è un po' brutta da fare. Si può fare che questo attacca. Noi evolviamo una volta, andava 5, 4. E lo teniamo a 4. 3-9 con Taunt, io non so perché ho attaccato faccia, ma rendiamo la partita più divertente. Ok, si gioca a pezzi, abbiamo il fato. Mi serve a spionaggio. L'ultima carta che buffa Galakrond, così poi peschiamo 4 a turno 7. No, non è vero. Questo va benissimo. Bene, vabbè. Oh, amore mio. Ti si ama un sacco. Allora, in realtà lo posso fare già ora io. Questo turno andiamo di questo. Più questo, credo. No, in realtà teniamoci le board e attacchiamo faccia allora. Teniamo l'arma. Ok, abbiamo le carte settate nel deck 10 e il clandestino in follow up a turno 7. Top. Quindi il prossimo turno potrei fare clandestino e pescarne due. Bellissimo, cazzo. Allora aspetta, prima Faida. Clandestinalo. Perché potrei trovare anche degli invoke per Galakrond, no? Medico Mega, insomma, e Mastro Clonatore male non è. Se lanciato magie su questo servitore viene rievocato. È un 1 mana 5-5. Male non può essere 1 mana 5-5. Vediamo cosa c'è qua dentro prima. Oh Cristo. Oh Cristo, Rafam. Allora, Rafam ha il problema, ragazzi, che mi toglie anche Tess. A meno che no, ha anche quelli in mano. Eh no, non posso prendere Rafam, non va, cioè, è un controsenso. Non posso prendere Rafam. Devo prendere Gelaxus, che per carità mi fa schifo, Però. Però, io face Gelaxus, esatto. Per forza Rafi. Sì, Rafi, Jaraxxus. You face Jaraxxus. Cos'è questa? Shadow War Death 2 times, ok. Va bene, altra carta del... bello lui, cazzo! Prima invochiamo, vediamo che c'è. Dove va a livello 2. E abbiamo un altro fatto. Questo male non fa. È la Madonna. No, vabbè, sprint, chat, no? Sprint è meglio del secondo spionaggio. È buonissimo il fatto ineluttabile perché pompiamo Galakrond, ma questo mi fa pescare carte, devo pescare. Una volta che ho fatto Psycho... cioè... Una volta che ho fatto il coso, devo pescare. Ah, però, buono lui. Sai che quasi, quasi. Stavo pensando. Beh, gli posso fare così. Ma lui ha già Reborn. Vabbè, ma lui fa Plague of Death adesso, dai. Che cazzo dico? Lui fa piaga, dai. Va bene. Che culo aver preso Zerek. Però tanto fa piaga, quindi qualsiasi cosa è inutile. Sai, comunque volevo liberarmelo dalla mano in modo che posso fare sprint. Invece non fa piaga. È un resurrect molto strano lui, se posso permettermi. Che cazzo è sto 1-1 qua? Finché resta la tua mano, scambia la vita con l'attacco. Se giochi Jaraxxus, Tess che carte gioca sempre quelle delle altre classi. Cioè, come se fossi rogue, perché Jaraxxus non è una carta eroe. Jaraxxus non cambia il tipo di eroe che sei. Allora. Gioca Lady in White in un mazzo. Sono molto confuso. Allora, prima cosa che farei è questa io. No, facciamo così. 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 Lui viene rebornato di suo, quindi va bene. Devo pompare Galakrond, devo togliere carte dalla mano. Tolgo carte dalla mano, me ne continua a dare cose che mi danno carte. Vabbè, se mi dai spionaggio però ti amo. Potrei evolvere Zerek. Un bel drop a 7. Schifo non fa, un 5-1 in un 7-5 stealth. Carta che addirittura potrebbe trovare giocate nel prossimo meta, con lo stealth rogue questa. Ok, prossimo turno abbiamo 20 carte del priest qua dentro. No, 18. Galakrond,
e sprint, che peschiamo il Cristo. Questo va benissimo. Abbiamo Corruption per uccidere. Rimane vivo il Lacchè, peraltro. Sai che in questo mazzo quasi ci sta bene anche Recobaldo? Perché di Lacchè ne fai un sacco? Potrei modificarlo un attimo, farlo più tipo Highlander, ma sempre Tess Oriented. Carta del Priest. Bella, bella. Bella questa. Questa è forte. Attenzione che questa è forte. Allora, peschiamo 4. Mi serve Price Galakrond e l'ho trovato. Molto bene. Price Galakrond l'abbiamo trovato. Quindi questo va al livello finale. Basta darmi questi lacchè della minchia, Cristo e Dio. Basta darmi sti lacchè. Lui non è neanche male perché magari attiviamo qualche idea tratto la scelta. Penace la teniamo, giochiamoci sto lacchè draconico del cazzo. Yesera. Così Tess ci rigioca anche quelle carte là. No, ho sbagliato, ma tanto questo crepa adesso, quindi non c'è problema. Non c'è problema, quello lì viene ucciso. Orco Diaz. Oh porca troia. Ne evoca 2. Ok. Ne evoca 2. Come li rimuovo? Ok. Si può sempre pensare di prenderne uno, se no. Se non puoi rimuoverli, mettili nella tua squadra, si diceva una volta, no? Posso addirittura fare il rivendicatore. Quindi si attiva. Questo spacca uno, mi sa che esatto, succede tutto a catena. Questo rispawna. Molto bene. Vorrei giocare Galakrond, ma non ho lo spazio. Quindi tanto vale andare di 2 danni più Penace. Più travestimento, che mi dà altre carte. No, si è buggato. Va bene. Cioè, va bene. Scusa, ma perché non mi ha dato le carte? No, aspetta. Non capisco le prese per il culo e tutto quello che volete, ma perché non me le ha date? Non ci credo, mi ha dato le carte del Demon Hunter. Non ci credo, mi ha dato carte del Demon Hunter, quindi non me le ha sbloccate. Ma stai scherzando. 1 su 9 ho beccato. Ma dai, ma quindi io il Tess Rogue è debole adesso. Perché magari io faccio spionaggi ma mi mette carte del Demon Hunter, quindi non funziona. Ma dai, ma che stronzata, Dio. Ma che puttanata. Ma vaffanculo, te le forze. Ma vai a cagare. Ma vaffanculo. Tessa 0 mana. Mio Dio Cristo. Gesù. Gesù. Porca troia. Porca puttana. Tessa 0 e... Madonna, raga. Tess tira 2 mind control. Tessa 0 mana che tira 2 mind control con piano di coboldo. Ma... Gesù. Lui prende carte che costano 1 del mio mazzo. Mi sa, amico mio, che morirai, eh. Mi sa proprio che morirai. Ho capito. Potrei fotterti, lo sai, no? Ma quasi quasi. Che dite, raga? Li prendiamo? Eh? Li prendiamo, quei minion? È un 8-12. Non mi fa schifo, eh. Sarò onesto, non mi fa affatto schifo. Ma dai, prendiamoli. Tanto comunque faccio 2 piani di coboldo, quindi ne ho altre 2 di Tess. Vabbè, niente. Non volete? E allora niente. Se non volete, porca puttana, sempre lì a dire no, 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 no. Fanculo, allora. Tronzi. Questo muore. Questo muore magari va a uccidere lui. Ma che cazzo me ne frega chi uccide, onestamente. Ben cazzo. Balla fino alla morte. Ok. 1 mana a cura di 3 è un tuo pezzo. Che meccanica forte. No, fammi mascazzi. Masticazzi. Che culo, chat. Che culo. Ok, mo ci siamo, amico mio. Era quello che volevo che tu facessi.
Andiamo di Yesera, allora, molto easy, molto, molto pacata Yesera, che passa inosservata quasi quasi, no? Proprio una bella Yesera tatticissima, una bella Yesera Awakens, male non fa, viene ricastata da Tess, poi... E Zera. Potrei fottere lui, ma secondo me non fotterò mai minion buoni, ragazzi, cioè... Per forza di cose, ragazzi, lui non giocherà mai più pezzi. Vabbè, Tess poi la riprende in mano, quindi direi che siamo tutti d'accordo su questa meccanica. Contrizione, ti prego non uccidere quello là. O non ucciderti da sola. Allora, prima seduta spiritica. Poi il piano, grazie. Ma perché gli hai dato corruption? Va bene. Va bene. Mind control, mind control. Tess, 4 Tess. Direi che lui potrebbe anche concedere, in realtà. Però evidentemente vuole continuare. Mazeraxus. Per i meme. Facciamo una prova. Se io attacco con quest'arma e gioco Geraxus, mi fa attaccare? Sì, sono più prete che rogue, chiaramente, ora. Non credo, no? No. No, ti faccio un piacere. Ah, avrei potuto fare backstab qui. Avrei potuto fare backstab qui... E si resummonava. Sai che bello? Fai backstab e si resummona. Tanto c'è un'altra Yesera. I Tess io. Ok. Ma sai che sono belli questi minion? Sai che non mi dispiacciono affatto sti minion, sai, man. Lui non mi piace tanto, quindi lui magari no. Neanche lui mi piace tanto. Quindi magari anche lui facciamo un altro momento. Però loro non mi dispiacciono per niente, sai. Quasi quasi, se non ti offendi... Se non ti offendi però, se non ti offendi. Solo se non ti offendi. Perché ha ricastato... Ma! C'è un problema. Sono diventato veramente un Hunter. Sì, un Hunter, un Lock. Ma non è giusta sta cosa. Una volta non funzionava così. Oh mio Dio, c'è un problema adesso. Ma lancio anche quelle del prete! E allora va bene. Se lancio anche quelle del prete, va là, allora, a posto. Che cazzo me ne frega. E allora, per sti problemi, sto qua non si sa perché sparisce. Bruciato Tess, ma incontro... Ah, è mio, giusto. Me l'ho dimenticato, che stupido. Oh, Gesù Cristo. Si capisce più un cazzo. Drago, ok, facciamo Shadow World Death su di lui, così si resummona, credo. Non so se funziona in realtà. Funziona. Spacco il pezzo e non muore. Lo targhetto continua a rimanere vivo. Bellissima questa. L'anti-suicide proprio. Geniale, hai visto, man? Sì, ti piace il test? Sei stato testato, man. Ma sì, per un secondo ho detto, cazzo, mi gioca solo quelle del rogue e non quelle del priest. Poi invece ho detto, no, perché Tess non è che gioca le carte di una classe. Gioca le carte di tutte le classi. Nel mentre, non so se avete notato, ma siamo tornati... Galakrond con l'arma di Geraxus, ragazzi. Galakrond con l'arma di Geraxus. Spettacolare, però. Ma ho due di questi addirittura. Man, tu non stai concedendo. Sta cosa mi sta un po' triggerando, onestamente. È finito. Mi stai un po' triggerando. Minchia, ma incontro la zero. Porca troia, siamo passati da... Valyra a Galakrond a Geraxus. Oh, vabbè, spettacolare, spettacolare. Tess sempre Tess, però. Tess è sempre Tess, ragazzi. Ditemi quello che volete, ma Tess rimane Tess. E ho ancora 48 carte nel mazzo, di cui almeno la metà sono del priest.